Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su Lele King TV. Dopo aver indovinato, ragazzi, tutte e quattro le semifinaliste di Euro 2020, abbiamo pronosticato la vittoria dell'Italia prendendo anche il risultato 2 a 1. Abbiamo preso anche la vittoria della Spagna, non il risultato esatto. Abbiamo preso la vittoria della Danimarca, abbiamo preso la vittoria dell'Inghilterra. Quindi abbiamo preso tutte e quattro le semifinaliste. Ragazzi, sto cominciando ad avere paura. Sto cominciando ad avere paura. Speriamo di indovinarci ancora, cioè di indovinarci. Speriamo di portare bene ancora l'Italia e andare avanti. Abbiamo qui altri 5 pacchetti di Euro 2020, questa edizione internazionale. Quest'oggi pronostichiamo Italia contro Spagna. Forza Azzurri, ragazzi, mi raccomando, Forza Azzurri. Martedì sul secondo canale YouTube Lele King Live TV andremo in live seguendo la partita insieme, così come sul canale Viola. Quindi se volete seguire o sul canale Viola o sul secondo canale YouTube per restare in live con me mentre seguiamo la partita degli azzurri. Detto questo, ragazzi, a sto punto inizierei perché veramente qui cioè, non so se essere contento di continuare a indovinare oppure no, andiamo avanti comunque. E vediamo chi arriverà in finale secondo le figurine di Euro 2020. Iniziamo a spacchettare. Apriamo il primo pacchetto. Come al solito, ragazzi, le regole sono sempre le solite. Metteremo sulla sinistra le figurine dell'Italia, sulla destra quelle della Spagna, tutte le altre al centro. E in caso di parità si apriranno altri due pacchetti per quanto riguarda i tempi supplementari. Poi si andrà ad oltranza con i calci di rigore, una bustina per volta, finché il risultato non sarà più pari. Apriamo la prima bustina e troviamo la Repubblica Ceca con Kral e Masopust. Kov della Danimarca. Kerishev della Russia. Ancora Stema della Russia. E Schmeichel, portiere della Danimarca. Quindi 0-0 fra Italia e Spagna con questo primo pacchetto. Apriamo il secondo pacchetto e vediamo cosa succede. Tosun della Turchia. Bale e Mur per quanto riguarda il Galles. Trinçao per quanto riguarda il Portogallo. Grealish per quanto riguarda l'Inghilterra. E Kalmar per quanto riguarda l'Ungheria. Stiamo ancora 0-0 al secondo pacchetto. Andiamo con il terzo. Slovacchia, Rodak e Pekarik. Embolo della Svizzera. Seferovic della Svizzera. Valiant della Slovacchia. E Lovrencisk dell'Ungheria. Andiamo con il quarto pacchetto, ragazzi. Andiamo con il quarto pacchetto. Goralski della Polonia. Repubblica Ceca. Bergwijn dell'Olanda. Questo è Goran Pandev, ragazzi, si riconosce dalla stempiatura che è Goran Pandev. E infatti è Goran Pandev. Janko. Ragazzi, pensavo che era un azzurro. Me ci ha fatto credere. Claesson e Ekdal per quanto riguarda la Svezia. Gulaksi e Botka per quanto riguarda l'Ungheria, il Galles, Menfam e Roberts. Questo è l'ultimo pacchetto, ragazzi. Alderweireld per quanto riguarda il Belgio e lo stemma della Polonia. Quindi significa che si va ai tempi supplementari. Prendiamo altre due bustine e andiamocele a spacchettare. Altre due bustine per i tempi supplementari. Wind della Danimarca,
Livakovic e Kaleta Karr per la Croazia. Calvert-Lewin per quanto riguarda l'Inghilterra. Schuller per la Finlandia e lo stemma dell'Ungheria. Ultimo pacchetto dei tempi supplementari, poi si va ai rigori, ragazzi, si va ad oltranza. Lusting e Lindelof per quanto riguarda la Svezia. Joronen per quanto riguarda la Finlandia. Akanji per quanto riguarda la Svizzera. Helander per quanto riguarda la Svezia. E Mostovoi per quanto riguarda la Russia. Si va ad oltranza, ragazzi, siamo sullo 0-0 dopo i tempi supplementari. Apriamo il primo pacchetto dei rigori. Vlasic e Brekalo per la Croazia. Szoboszlai e Hollander per quanto riguarda l'Ungheria. Hristevskiy per la Macedonia. Kobach per la Turchia. Freuler per la Svezia. Ancora 0-0 dopo il primo pacchetto dei rigori. Ancora in parità. Andiamo all'ultimo pacchetto, cioè all'ultimo, un altro pacchetto per i calci di rigore. Troviamo Gnuluk per la Turchia. Zubkov per l'Ucraina, Mehmendi e Seferovic per quanto riguarda la Svizzera, lo stemma della Svizzera e Granqvist per quanto riguarda la Svezia. Siamo ancora 0-0, ragazzi. Non vuole finire questa partita, non vuole finire. Andiamo a aprire un altro pacchetto. La Russia, Shunin e Dighichia. Palo della Finlandia, Barisic della Croazia, Ensei per Galles e Kier per la Danimarca. Non, è incredibile, ragazzi, è incredibile. Non finisce, non finisce questa partita, non finisce. De Ligt e De Vrij per l'Olanda, Miranchu per quanto riguarda la Russia, Ramphele per quanto riguarda l'Austria. Toni Kroos per quanto riguarda la Germania. Kirakiov per quanto riguarda la Polonia. Non finisce più questo video, ragazzi, non finisce più, siamo arrivati quasi a 8 minuti. Ancora 8 minuti, ancora sulla parità. Ancora un altro pacchetto. Ancora un altro pacchetto. Rodak della Slovacchia. Praet del Belgio. Nagy dell'Ungheria. Cimic della Germania. Mastopust della Repubblica Ceca. Non ci posso credere, ragazzi, siamo ancora sullo 0-0. Non ci posso credere, ancora sullo 0-0. Incredibile. Helvetii e Rodriguez per quanto riguarda la Svizzera. Hristovskiy della Macedonia. Kraft della Svezia. Nikolov della Macedonia e Slacker dell'Austria. Oh, ma ci hanno messo le figurine dell'Italia e della Spagna, ragazzi. Un altro pacchetto, cioè, ma quanti pacchetti abbiamo aperto? Ho perso il conto, ragazzi, quanti pacchetti abbiamo aperto. Orkovski della Slovacchia, Kewel dell'Inghilterra, Robertson della Scozia, Pukki della Finlandia e Allen del Galles. Cioè, vabbè, un altro pacchetto. Vai. No. Jesus Navas della Spagna. Cioè, speriamo di trovare un azzurro qua, almeno per avere ancora qualche possibilità. Orban dell'Ungheria, Ake dell'Olanda. Eccolo! Ciro Immobile, ed è 1-1. Quindi ancora parità. Ancora parità, ragazzi. Ancora parità, quindi dobbiamo aprire un altro pacchetto. Buscan, quanti pacchetti abbiamo aperto fino adesso, ragazzi? Voglio contarli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Questo è il sedicesimo pacchetto, ragazzi. È il sedicesimo pacchetto. Vediamo se sarà quello decisivo. L'abbiamo ripresa per i capelli la partita perché stavo perdendo. Hazard e l'altro Hazard, Kanté della Francia, giocatore in movimento della Finlandia, Kamara e Lod,
Florenzi, 2-1 per l'Italia, ragazzi, 2-1 per l'Italia. Non ci posso credere. E che lusca. Ragazzi, se il pronostico è vero, vinciamo ai rigori, ma saranno dei rigori sofferti, ragazzi. Si andrà avanti per parecchio, per parecchio, per parecchio, ragazzi. Abbiamo aperto ben 16 pacchetti di figurine in questo video. Quindi, ragazzi, non perdetevi il prossimo video perché faremo anche il ce l'ho mi manca di queste figurine, penso di farlo uscire il giorno stesso del figo pronostico. Quindi restate collegati, ragazzi. Io intanto vi saluto, ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!